La pittura su tavola. Le notizie sono tratte dal libro dell'arte, scritto alla fine del secolo XIV da Cennino Cennini. Cennini intendeva documentare la tradizione giottesca a Firenze. Queste sono le fasi da lui descritte. Per realizzare la tavola si cerca il legno più adatto, quasi sempre il pioppo. Dopo la stagionatura il legno viene ridotto in assi. Si uniscono tra loro le varie assi fino a ottenere la grandezza desiderata e si rinforza il retro con le traverse. Le traverse sono sagomate in modo da poter scorrere all'interno di uno spazio scavato nello spessore delle assi. Facendo bollire nell'acqua ritagli di pelle di capra, si prepara la colla detta colla di spicchi. Un'altra colla si ottiene facendo bollire ritagli di pergamena, pelle di pecora. Si danno più mani di queste colle, che vengono assorbite completamente dal legno. Si applicano delle strisce di panno di lino imbevuto nella colla su tutta la tavola o solo sulle commettiture, linee di giunzioni delle assi. Si raschia bene per avere una superficie uniforme. Si mescola gesso grosso a colla e si stende questo composto con una stecca su tutta la superficie. Si mescola gesso sottile, gesso spento in acqua, messo a seccare e macinato, a colla. E con un pennello si stendono sulla tavola varie mani di questo composto. Si realizza il disegno direttamente sulla tavola o su un cartone. Se il disegno è stato fatto su cartone, viene riportato sulla tavola con la tecnica dello spolvero. Con una punta si forano i contorni del disegno. Si colloca il foglio sulla tavola ingessata e si applica, con un tampone di tela rada, polvere di carbone lungo le linee principali del disegno. Il carbone, passando attraverso i forellini, lascia sulla tavola la traccia del disegno. Si ripassa il contorno con un pennellino intinto d'inchiostro. Si disegnano le pieghe degli abiti e le ombreggiature dei volti. A questo punto si prepara la tavola per la doratura del fondo. Con una punta fissata a una sticciola si incidono i contorni della figura. Nelle parti che devono essere dorate si stendono più mani di bolo, argilla di colore rosso scuro, mescolato con chiara d'uovo e acqua.
foglia d'oro viene realizzata dal battiloro, artigiano che battendo col martello sulla lamina la dilata fino a ridurla dello spessore voluto. Si bagna con acqua e chiara d'uovo la parte da dorare, dove è stato messo il bolo. L'oro in eccesso viene eliminato. La superficie dorata viene lucidata con un brunitoio, strumento con un manico di legno in cui è incastonata una pietra d'agata ben levigata o il dente di un animale carnivoro. Sopra l'oro si riporta con un compasso il disegno delle aureole che vengono decorate con punzoni. Dopo la doratura può iniziare la fase della pittura e quindi ci si procura il materiale necessario per preparare i vari colori. Con opportuni procedimenti si riducono i colori in polvere finissima. I colori sono stemperati e amalgamati con tuorlo d'uovo. Perciò questa tecnica pittorica si chiama tempera d'uovo. Da uno stesso colore, unendo diverse quantità di bianca, si ottiene una tonalità scura, una chiara ed una intermedia. Con le tonalità di colore scuro si dipingono le parti in ombra e con quelle chiare le zone illuminate. Da ultimo si dipingono i visi e le parti scoperte dei corpi, cominciando con una base di verdaccio, giallo ocra, nero e bianca. Su questa base si comincia a colorire con cinabro mescolato a bianca. Un po' di verdaccio deve però trasparire per indicare le parti in ombra. Quando i colori sono ben seccati, il dipinto è pronto per essere verniciato. Il dipinto su tavola è terminato.